Ciao a tutti ragazzi, sono tornato dopo un sacco di tempo su Eorzea, non è vero, ci sono stato sempre col mio personaggio principale e con il mio personaggio secondario, sono comparso soltanto ogni tanto, giusto per gli eventi seasonal, quindi Natale, Capodanno, eccetera. Allora, quindi realisticamente io è un po' di tempo che non gioco davvero con questo personaggio e quindi ho pensato che potremmo simulare che cosa bisogna controllare nel momento in cui un giocatore magari smette per un mesetto di giocare e ritorna e magari non sa esattamente quali sono i passi da fare per vedere a che punto in realtà siamo. Allora, prima di tutto si guarda il journal e si va a individuare la quest principale, che in questo momento io non ho sul journal. Quindi cosa succede? Io sarei disperato. Oltretutto questi due di queste missioni sono impossibili da finire perché sono dell'evento di Ferragosto, penso. Quindi abbandono, e anche questo dell'evento di Ferragosto e abbandono. Ok, ho una missione di livello 29 che ho momentaneamente nascosto perché non mi interessava concludere. Comunque, cosa succede? Siamo bloccati perché non abbiamo notizie della quest principale. Allora, vedete in alto a sinistra? C'è scritto Next Main Scenario Quest. Quindi si va lì e si va a individuare quale sarà il punto dove dobbiamo muoverci. Ok, Tanalan. Probabilmente dobbiamo andare a Ulda. Perché non posso... Ah, ecco, così. No, così ci allontaniamo. Io voglio andare più vicino. Vabbè. Quando saremo a Ulda potremo controllare direttamente dalla mappa che troveremo lì. Allora, andiamo ad Ulda. Eccomi arrivato qui. No, mi sono dimenticato di dirvi, di farvi notare che ero a Shirogane, cioè nella zona residenziale di Kugane, che è all'interno di Stormblood, quindi in teoria io non avrei potuto esserci, ma con un giochettino di condivisione della casa principale di uno dei miei amici ho avuto la possibilità di raggiungere quindi la casa di cui io sono coinquilino e quindi bucare il sistema e arrivare fino a Shirogane. Ovviamente da lì non posso poi muovermi a Kugane perché il tizio della barca che dovrebbe portarmi ci si rifiuta, però diciamo che sono entrato già nelle zone di Stormblood anzitempo a livello 40. Allora, siamo a Ulda, possiamo andare a vedere la nostra quest principale, dove ci fa andare, vediamo, ci fa andare qui. Allora, noi possiamo andare a Little All'Amigo direttamente da questa mappetta. Allora, perché mi muovo dando precedenza alla quest principale? Ci sono tante altre cose, ma intanto la prendo, la metto lì, così almeno sul journal la trovo per un domani in cui non mi ricordo di nuovo più dove devo andare, almeno ce l'ho già lì pronta e so come continuare perché me la trovo sul journal. Quindi io adesso la lascerò costantemente sulla destra. Adesso vedete che comparirà sulla destra. Ecco che parliamo con questo personaggio e iniziamo la missione di livello 25. Ok, vedete? È rimasta sulla destra. Allora, missione di livello 25 e io sono di livello 40. Le cose non vanno bene, perché? Perché io ho farmato tantissimo facendo i Fate per ottenere i minion dell'evento Yokai. Quindi sono andato molto più su di livelli rispetto a quello che avrei dovuto. E quindi sono in vantaggio netto rispetto alla quest principale. Altra cosa da fare per vedere un po', capire a che punto siamo, è andare alla Grand Company. La mia Grand Company è all'Imsa Lominsa, io vado all'Imsa Lominsa. Arriviamo di corsa alla Grand Company. Già mi accorgo qua di un personaggio con una quest che noi non possiamo fare. Vabbè, questa quest è quella delle cacce, dobbiamo essere di livello 50. Allora, intanto vedo un personaggio con una quest da fare. Vediamo cosa ci dice lo Storm Personnel Officer. Vediamo cosa ci dice se noi clicchiamo Apply for a Promotion. Allora, devo prima fare rank 1 degli obiettivi dell'Hunting Log. Ok, interessante. Diamo subito un'occhiata. Start, andate sul log, Hunting Log. Quelli della compagnia, me ne manca soltanto uno. Me ne manca soltanto uno, vediamo quale. Questo Bucanier, che si chiama Rotano Bucanier,
e si trova a Western Lanoscea. Ne devo uccidere 4, ottengo dei punti esperienza e finalmente posso completare il rank 2 che mi darà altri 10.000 punti. Ok, sarà la mia prossima meta. Intanto prendo quest'altra quest. Questa quest mi aprirà l'accesso al Wolven Den. Non ci andrò subito, però prendo la quest e la lascerò segnata così per la prossima volta me la ricordo. Su questo aspetto noi torneremo perché si tratta del PvP. Il PvP è una parte di gioco che io non ho seguito mai troppo, nel senso che non mi sono mai cimentato. Che bello questo vestito, scusate se ogni tanto mi interrompo, ma rimango allibito a vedere alcuni elmi. Che bello. E anche il minion mi pare molto bello, chissà dove l'ha pescato. Ah sì sì, so quali si prendono, sono di una Beastribe. Dicevo, il PvP non l'ho mai preso eccessivamente in considerazione perché non mi è mai piaciuto tanto giocare contro altri giocatori e soprattutto perché non sono abile, quindi in pratica andrei lì a farmi massacrare da giocatori che invece lo fanno spesso, lo fanno regolarmente e quindi si trovano in netto vantaggio su di me. Allora, hanno cambiato un po' le regole del PvP rendendolo più accessibile anche per i giocatori novizi, ma rimane comunque un modo per expare buono, non preferibile rispetto magari a dungeon oppure a altre cose. Quindi diciamo che sicuramente è un metodo veloce di fare punti esperienza e di raccogliere i punti che servono per prendere alcune armi. D'altro canto, visto che io sono piuttosto scarso e lo sarò sempre, immagino, Io ci metterei molto più tempo a ottenere quei punti esperienza, quindi diciamo che ho preferito lasciarlo perdere. L'ho fatto un po' di PvP, c'è da dire. L'ho fatto quando c'era per esempio l'evento di Garo, che in realtà c'è ancora. È un evento che permette di raccogliere abbastanza punti per prendere dei set di armi e armature, alcuni molto carini, devo ammettere alcuni molto carini. Altri invece no, assolutamente no. Però siccome si trattava comunque di un evento che mi avrebbe fatto prendere degli achievement e dei titoli, ho deciso di col mio personaggio principale di fare PvP fino a che non ottenevo tutti i pezzi di tutte le armature di tutti i job, quindi è stata un po' lunghetta. E c'è stato un bel periodo in cui ho fatto praticamente soltanto PvP. E si ottenevano i tombstone, cioè i punti che io col mio personaggio a livello massimo ottenevo magari in una settimana facendo 5 dungeon, lì li ottenevo facendo una ventina, una trentina di PvP. Ma non è stata un'esperienza esaltante, anzi ero un po' annoiato, quindi appena ho ottenuto tutto quello di cui avevo bisogno mi sono fermato. Mi sono mosso un po' a caso, mentre parlavo, distratto da quello che stavo dicendo, convinto che i pirati che dovevo uccidere erano in una certa zona, invece tutt'altro, devo andare in una zona in realtà di basso livello, perché quei nemici dovrebbero essere intorno a livello 20, massimo 25, ma anche di meno, perché si tratta ancora della Haunting Log, la prima, quella riguardante, non la prima, la seconda a dire il vero, quella del rank 2. Quindi, diciamo, per giocatori di basso livello, più basso rispetto a quello che sono io, ovviamente. Allora, qua c'è anche Dark Helmet. Dark Helmet è il rank B di questa zona. È molto carino, perché è un granchio con l'elmo. Vedete? Non mi attacca, perché vedete, non aggra. E io non lo attacco, perché non riuscirei a ucciderlo. Vedete, i Buccaneer sono di livello 14, quindi veramente, veramente basso rispetto a me. Chiamo il Chocobo e ne faccio man bassa. Devo uccidere, mi pare, 4, mi pare di ricordare. Quindi, ovviamente, loro attaccano tutti insieme per equilibrare lo svantaggio di livello. Si è generato anche un Fate proprio sopra di me. Non so dove sia. Però dovrebbe essere quello dei dodo. Vabbè, uccido l'ultimo. Ne arrivano altri due. Quindi qua dovrei prendere un sacco di punti, perché ci sono i punti di questa caccia e i punti dell'ottenimento del rank.
In realtà ho ottenuto dei punti sì, ma dei punti relativi alla Grand Company. Quindi non ho visto salire tantissimo. Anzi, no, è salita la barra, ma di molto poco perché trattasi di una cosa piuttosto vecchia. Quindi ho visto soltanto un piccolo balzo in avanti dei miei punti esperienza, perché io sono già di livello 40, mentre questi nemici mi danno roba di livello ben più basso. Allora, uso il Return per tornare all'Imsa Lominsa. Andiamo a chiedere al personaggio della Grand Company di passare di rank, così magari ci si apriranno nuove strade. Ok, sono arrivato qui davanti. Per concludere il rank della Grand Company, mi accorgo ora soltanto che il rank che ho fatto adesso era del Marauder e non della Grand Company. Quindi con il Sovere Grilletto mi muovo verso destra. Eccoci qua. E arriviamo al primo rank del Milestorm e mi chiede due nemici. Quindi io ho fatto una cosa comunque utile. Cioè, ho fatto comunque il rank della mia Haunting Log, ho fatto un pochino di punti esperienza. Non ho fatto infatti i Seals della Company, avrei dovuto accorgermi da quello perché ho ottenuto soltanto punti esperienza e non i Seals. Invece adesso scopro che appunto ci mancano due mostre per finire il rank 1, quindi roba di livello bassissimo. Dobbiamo andare a Northshroud e a Coerthas. Allora, iniziamo da Northshroud. E poi andremo a Coerthas, perfetto. Intanto do un'occhiata anche a questo personaggio, che ci chiede di fare probabilmente un dungeon, ma richiede livello 44. Noi non ci siamo assolutamente. Quindi abbiamo sprecato un po' di tempo, ma abbiamo fa comunque fatto qualcosa di utile. Andiamo a Northshroud. È comunque importante fare, diciamo, le cacce durante il nostro livellaggio. Sono comunque cosine che possono tornare utili per salire un pochino di livello, e farle dopo non ha più senso, perché quando fate queste cacce a livello 40, ma sono cacce di livello 14, è chiaro che i vostri punti esperienza non salgono assolutamente. Invece può essere un bello sprint se voi lo fate nel momento giusto. Girando da queste parti mi accorgo anche che ci sono missioni di livello 28 che non butto via. Assolutamente. Livello 28. Prendo questa. Poi ce ne sono altre due qui intorno. Prendo quindi un'altra missione qui di livello 28 pure lei. E ce n'è un'altra qui dentro. Ok. Così ci siamo un pochino, intanto, riempiti con qualche missioncina da fare in questa zona. Giusto che, per dare un senso al fatto di esserci venuti, non andiamo soltanto a uccidere dei poveri Xali, ma già che ci siamo, facciamo qualcosina. Per esempio, qualcosa dobbiamo farla qui, in questa zona che sto andando adesso a visitare. Dobbiamo parlare con questa guardia e dargli una lettera. Niente di più semplice. Ok, e avremmo già finito, tra l'altro. Allora, qui in fondo mi pare che ci siano degli Xali. Noto con piacere che ci sono anche delle altre creature che sono molto utili perché sono già del rank 3 ma del Marauder. Quindi io faccio tutto contemporaneamente. Cominciamo. Queste aree sono mostri che ogni tanto fanno delle aree rotonde piuttosto fastidiose. Infatti, devo allontanarmi un minimo. Ma tutto sommato non c'è problema, devo ucciderne 4. Ricordo che i primi tempi che giocavo questi mostri erano piuttosto forti, perché io avevo un equip ridicolo e mi ammazzavano con quell'area lì che fa una specie di chiazza d'acqua. Ma mi ricordo che ero veramente agli inizi del gioco. Inoltre questi mostri droppano appunto ha droppato in questo momento Acidic Secretion, che è un oggetto particolare che è diventato incredibilmente utile, perché serve per creare degli inchiostri. Gli inchiostri servono non solo
per fare i libri del Summoner o dello Scholar. Adesso servono anche per craftare le musiche. Quando hanno inserito le musiche, gli Acidical Secretion di questi are sono andati a ruba, perché servivano appunto per fare gli inchiostri che servivano per fare le musiche. E le musiche erano la novità del momento, e quindi si raggiungevano prezzi allucinanti. Allora, ne uccido ancora uno. Intanto ho ottenuto i 7100 punti del Marauder dovuti a questa caccia. Poi procedo e vedo un'altra bomba, un balloon. Mostri incredibilmente iconici di Final Fantasy. I Pyros si chiamano così in tanti giochi qua. Alcuni si chiamano in altre maniere per differenziarli tra di loro. Di questi devo ucciderne altri due. Notare come ogni volta che ne attacco uno mi vengano ad aggrare anche altre creature, perché il mio livello è talmente alto da generare uno scompenso, e quindi il gioco cerca di equilibrare un pochino le cose buttandomi contro altri mostri in zona. Ovviamente però c'è confronto, quindi io li massacro senza problemi. Adesso sto attaccando anche gli Yarzon Scavenger, perché anche loro fanno parte della Hunting Log. Quindi io qui ho trovato un sacco di cose utili. Allora, qua vado a uccidere altri due Yerzon, e poi c'è un'altra bomba, e poi forse qui ho concluso tutto. In compenso non ho trovato gli Xali, però ho convinto di trovare qui. Quindi devo dare un'occhiata alla mappa per cercare di capire qual è il punto esatto dove andarli a pescare. Ok, ho ucciso l'ultimo Yerzon. Adesso ottengo punti. Uccido anche... ho attaccato il mosso sbagliato, vabbè. Uccido anche questo simpatico balloon. E... ecco, forse ho esagerato. No, sai, non ho esagerato, perché questi mostri li disfo col pensiero. Però me li sono portati tutti addosso. Questo mi costringe anche inconsciamente a evitare delle aree. Perché in realtà queste aree non mi farebbero assolutamente nulla. Le evito soltanto perché ho una deformazione mentale che mi porta sempre a evitare le aree. Allora... non ci sono qui gli Xali che pensavo esserci, quindi andiamo un attimo a guardare Hunting Log. Qui Xali, Alder Spring, se io guardo, è qua. Vabbè, mi muoverò un po' più a nord, anche perché poi dovrò andare a ovest, e poi ancora più a ovest per chiudere delle missioni. Allora, andiamo a cercare questi Xali, non possono essersi nascosti così tanto. E raggiungiamo un'altra area. Questa parte qui, a parte avere una struttura gigantesca laggiù in fondo, direi ferrosa, direi metallica. Qui oltretutto troviamo anche l'orso. Li trovo tutti i rank B. Tutti i rank B li trovo quando sono col PG sbagliato. Questo è Pekda, è l'orso che è il rank B di questa zona. Nelle zone di Ariane Reborn c'è un rank B per ogni area, e le due aree che abbiamo visitato le abbiamo trovate immediatamente. Comunque, praticamente quest'area qua, oltre a essere stranissima perché ha zone rocciose, radici di alberi, funghi giganti, ha due piani. Noi siamo adesso nel piano basso, ma c'è un paio di punti dove si può salire al piano alto, che è qui. Vedete? Così si sale. E qui in fondo deve esserci la quest. Infatti, questo minatore ci chiederà qualcosa. Vai, ci chiede di... vediamo... dobbiamo prendere questi Bright Balloon e usarli per delle lampade. Allora, mi pare di aver capito che dobbiamo indebolirli e poi usare delle lampade su di loro. Vediamo, eh. Usa che item? Sì. Uno, e allora dobbiamo farlo ancora una volta con un altro Balloon. Notare come io mi perda poi a fare queste secondarie invece di concentrarmi su quello che devo fare. Ecco qua un altro nemico. Lo facciamo scendere di vita. E poi usiamo Keita.
me ne frego dell'area, che tra l'altro non prendo. Poi ho notato qua, non potevo non notare, che c'è una chiave, guardate qua dov'è, in fondo a questo ramo. Vediamo se riesco a raggiungerlo senza cadere giù come un cretino. Non facile, perché non sono abile nemmeno in questo, però dovrei esserci arrivato. Ok, il mio ciocobo ci riesce senza problemi. Ok, ho ottenuto la chiave. Mi allontano ancora un secondo, perché qui sopra c'è un'altra quest. Forse altre due. Altre due! È un disastro di queste qui in zona. E pensare che ero venuto qua per fare tutt'altro. Allora, prendiamo. Questa è di livello 36, quindi molto buona per il mio livello. Questa è di livello ancora 28. Questa invece la chiudiamo. Abbiamo il messaggio di risposta da parte della guardia di prima. Allora, qua cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cliccare qui e affrontare dei nemici che compaiono. Con questo? Con questo? Con questo? Notare come poi mi riempio di che item e mi dimentico quelli che sono quelli delle quest relative. Comunque, questa qua è la missione che abbiamo appena preso, di livello 28 direi. Dobbiamo usare questo liquido su tre alberi. Usciranno poi delle creature allo scoperto e ci attaccheranno e noi li faremo fuori velocemente. Sono creature davvero deboli, a dire il vero. Questo l'ho proprio massacrato in un nanosecondo. Qua abbiamo probabilmente l'ultimo da cliccare, esatto, qua. No! Sono caduto giù come un tonno! E vabbè. Mi sa che non posso risalire da nessuna parte. Potrei provare? Potrei provare? No, no, muoio? No, ok. Però ho preso un botto di danni. Vabbè, intanto devo andare anche qua. Vediamo cosa succede. Allora, sono un po' ferito, Vabbè. Allora, qua devo usare... questo? Questo? La chiave? Quest'altro? Ah, della carne fetida di dodo. Per far arrivare questi Jackal di livello 34... e ucciderli. Praticamente ho sistemato un'esca. Questa deve essere la missione di livello 36, quindi quella un pochino più difficile. I Jackal sono di livello 34, sono, diciamo, sempre più bassi di me, però non è proprio semplicissimo come coi mostri precedenti. Ok. Ora posso... Mamma mia, ho un sacco di quest da chiudere. Allora, torno su, vado a cliccare su quel ramo, su quel albero morto che c'era qui sopra, che mi ha tratto in inganno, mi ha fatto cadere. Devo andare lassù in cima. Eccoci qua. Allora, vediamo. Andiamo piani. Andiamo piano. Ok, ci arrivo comodo. Devo usare questo. Poi devo combattere l'ultimo mostro e poi anche questo è a posto. Dove è andato a finire? Sospeso nell'aria. No, non posso allontanarmi da quest'area. Cioè, me la prendo perché... tanto non mi fa niente, non voglio rischiare di cadere di nuovo. Ok, anche questa è fatta. Andiamo a concludere due missioni. Proprio qui. Il livello 41 non è così distante. Chiudiamo anche questa. Scegliamo, allora, vediamo un po'. Beh, io a questo punto direi che scelgo qualcosa che mi posso mettere. Prendo anche questa quest di livello 28. E proseguiamo. Allora, ricontrolliamo un attimo. Allora, Hunting Log. Io sono sempre alla ricerca di questi simpatici nemici che sono North Shroud, Alder Springs. Alder Springs. Alder Springs, dai, tutto sommato è tutta quest'area qua. Ma io non li ho mica visti. Potrebbero essere anche qui. Qui dove ho messo la bandierina adesso. Potrebbero essere pure lì. Mentre queste missioni sono di livello ignobile.
Quindi magari. Perché so che ci sono degli xali qua sopra. Però quella si chiama Prud Creek. Prud Creek. Vabbè, andiamo. Vabbè, nulla, proseguiamo. Vediamo un po' se qui sotto c'è. Sì, c'è una missione. Una da consegnare e una da proseguire. Quindi già che sono di strada. Questo gioco è fantastico in queste cose perché non smette mai di darci dei punti dove andare.